da dormire. L'ho beccata qua. Ho detto, oh, finalmente si va a dormire, tranquilla, tac. Invece una bella russata. Invece dobbiamo andare in Russia. E hai pure imparato le parole russe? No, ho imparato due parole in russo, perché è troppo difficile sto russo. E che è previate, reviata, che significa ciao ragazzi. Ci ho messo tanto impegno, tanto sudore, tanto. Io pratico con l'inglese, prima tanto, tanto sudore, ragazzi. Da, lo dico bene. Ma comunque, al di fuori della Russia e Russia, dov'è che andiamo? In Siberia, bravissima, giusto? Ma Neo TV si sposta anche in Siberia. Sì, in Siberia. Fresche! C'è praticamente una gara che si disputa sul lago di Baikal. Ah. Il lago più profondo al mondo. Ok, perfetto, mondo. Questo qua è è stile Bonneville, però è su ghiaccio. Ok, okay. Moto, auto, e c'è un po' di tutto. E la gara è all'Ice Speed Festival. Ok, perfetto. Ci sono tante categorie di gare con, come si dice, speed reading, drifting, drag racing, freestyle con le moto. Queste bellissime ruote con le chiodate. Bella, tanta roba, imparando il mestiere. E tutto ciò si svolge su tre piste. Ok? Sì, è divertente. E in più c'è l'intervista al nostro amico Bryce Henningberg. Henningberg, scusate la pronuncia. Vabbè, la pronuncia ci sta, dai ragazzi. Sole sarà un e comunque gustatevi il video che è veramente bello. Sì, sì. Ah, giusto, e un saluto a Ian Austin, che è quello che segue il portale. Ok, ah, ecco, ho capito, è sempre un amico di Neo TV comunque. Sì, 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 tutti amici, 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 amici. In merito a questo, in merito a questo, proprio noi ci caduto anche il fiore. Noi ci facciamo un po' un di brindisi a voi. Ah, okay? Ci brindiamo a voi. Guardatevi il video che merita veramente. Ciao. A dopo. Ciao. This is an epic adventure, really, for all of us to arrive in Siberia to race on the ice. On ice in these extreme conditions. Yeah, for me it's quite a challenge as it's a double first. First time riding on ice and first time riding the Indianapalooza. So yeah, to come here for this crazy journey, I decided to do it with two of my best friends. So the first one is Sebastian Lorenz from the Lucky Cat Garage and Sultans of Sprint. I decided to come here with him because we are close friends first. He's the boss of the Sultans of Sprint, and I'm part of this championship for 3 years now. And he's a crazy pilot, ready for quite everything. So the most stupid is it, the most motivated he can be. And the other one is Dorsen, is one old friend from my village. He's my helper on the championship for 1 year now. And he's also the DJ of the championship, so the opportunity was too nice. So I decided to bring him here to help us and play some music tonight for the big party. It's a long way to Siberia. It's like 10,000 kilometers. It's long. It's like my spike. The spike are long. Yeah, what can I say about Baikal Mile event? Clearly, the scenery is mind-blowing. But besides that, for all the contenders, it's a real personal challenge. At this event, there is like bikes, but besides bikes, you've got like cars, an helicopter, a tank with a Bentley body. I mean, the craziness of the machine is just at the top level. But what I really appreciate is the human relationship we have. I mean, we are sharing our paddock tent with a Russian team. They're racing an Ural, a typical Russian bike. They don't speak a word of English, but I mean, sharing this same passion for speed and machines and so on. I mean, we find out a way to communicate. This is what this event is all about for me.
So please, when you start, you have 1 mile to create your speed, so let's not do burnouts. We want to keep the vehicles going straight, no drifting. The point is to try to make maximum speed, and we need everybody to have a good course, and we're going to do that by trying to not have a bunch of wheel spin. Don't do burnouts when you're taking off from the starting line on any of the starting line. Let's just keep the place nice and clean. Let's have a lot of fun. Thanks, everybody, for showing up. This lake is the biggest clear water reserve of the world. It's about 600 kilometers long, 80 kilometers wide. Here the length of the race is about 1,800 meters, I guess. It's the same as the depth of the lake. The organizers here decided to do a connection between the place we are and the races. So that's why this is a bit of a strange length for a race. But in the end, I guess it's a good idea because you can feel the presence of this lake here. So. Come il custom si sia sviluppato anche nel nostro paese. E per fare questo abbiamo chiesto a Massimo Tentori, profondo conoscitore del custom a 360 gradi come la Neuro TV, di riportarci indietro negli anni, agli anni 80, con i primi raduni di van americani modificati, auto modificate, moto modificate, così come anche fu la sua moto costruita apposta e in stile Easy Rider dei tempi, perché Massimo Tentori, oltre a essere appassionato, si cimentava comunque anche nella costruzione, non solo di moto, anche di maggiolini, ma quella è un'altra storia. Ebbene, in questi filmati noi ritorneremo indietro nel tempo, anche per capire un pochino quello che vuol dire personalizzazione, customizzazione e quindi disciplina che poi ha fatto creare anche nel nostro paese dei veri e propri artisti riconosciuti internazionalmente. Ma vediamoci il filmato. Qua siamo nel 1986, siamo un po', diciamo così, agli albori del custom in Italia. Il custom nacque in Italia forse nei primi anni 80, 81, 82, quando un gruppo di appassionati fondò il primo club, forse io ritengo sia proprio stato il primo club in Italia per quanto riguarda le customizzazioni, il Crazy Van Club di Milano. Loro organizzavano dei piccoli raduni, soprattutto al martedì sera, mi ricordo, a Milano, all'Arco della Pace, ci si trovava per esporre i propri mezzi. I mezzi a quel tempo lì erano dei van. Oltre ai van, logicamente in questi incontri incominciavano anche ad avvicinarsi a altri appassionati, soprattutto per quanto riguarda le automobili americane. Ricordo che c'era un gruppo abbastanza nutrito, si chiamava Road Rebel. Loro avevano tante automobili americane, le restauravano, le personalizzavano e facevano anche begli incontri un po' sullo stile rockabilly, rock and roll, proprio tipico degli anni 50. Il Crazy Van Club incominciò ad organizzare dei raduni un po' più importanti, diciamo così. Uno di questi, forse il più importante dell'epoca, era l'Eurovan Meeting. L'Eurovan Meeting fu organizzato la prima volta all'interno dell'autodromo di Monza, forse nell'81-82. Qui siamo nell'86, però iniziò qualche anno prima questa manifestazione all'interno. Era una manifestazione che comunque si legava ad altre di diverso tipo, sempre comunque all'interno dell'autodromo di Monza. I van erano molto belli,
c'erano di vari tipi, vari modelli, erano soprattutto Bedford e Transit, avevano gli arredamenti interni che sembravano delle alcove, delle piccole alcove, elaborazioni esterne, dipinti, erano proprio delle opere d'arte viaggianti. Infatti in quegli anni ricordo che c'erano molti disegnatori che con l'aerografo, con tecnologie mai viste prima, riuscivano a fare dei bei disegni, delle belle opere d'arte, proprio come se fossero dei quadri viaggianti, insomma. Oltre a questi van, logicamente, incominciavano ad arrivare soprattutto dall'estero, dalla Francia, molto, molto diffuso, era già il custom qualche tempo prima, dalla Francia, dall'Austria, dalla Svizzera, incominciavano ad arrivare anche delle automobili trasformate. Erano più che altro anche qua automobili americane, però c'erano anche delle semplici utilitarie che venivano così trasformate, stravolte completamente nella linea e nei colori soprattutto. Qui in questo filmato del 1986 si vede una piccola carrellata, partecipai anch'io con alcune mie vecchie Volkswagen, tra l'altro fece molto scalpore questo trike che era un vecchio maggiolino incidentato nella parte anteriore che io poi trasformai in un trike, fece abbastanza colpo insomma all'epoca. Insieme a quelli ai ragazzi del Crazy Van Club ci riunimo anche noi del Maggiolino Club Italia. Una cosa importante sempre in questo raduno possiamo dire che fosse stata una delle primissime gare di accelerazione organizzate in Italia. In effetti proprio sul rettilineo delle tribune dell'autodromo di Monza venne organizzata una piccola gara di accelerazione. Non c'erano tecnologie avanzate come abbiamo visto di recente, soprattutto alle race di Rivanazzano, ma c'era, come si usava forse negli anni 40-50 negli Stati Uniti, una ragazza che con le due bandiere dava il via ai due veicoli che dovevano sfidarsi sui 400 metri. C'era sì una fotocellula, ma devo comunque sottolineare che è stato proprio uno dei primi incontri in una delle prime gare di accelerazione organizzate in Italia. Negli anni a venire poi ci fu un'evoluzione dei raduni, i mezzi diventarono sempre più numerosi, le trasformazioni sempre più eccentriche e anche il pubblico direi che partecipava numeroso a queste manifestazioni in Italia che proprio prima non si erano mai viste. Questo è un piccolo sunto di un raduno che ha fatto un po' la storia del custom in Italia ed è stato uno dei primi appunto. Vedremo di presentarvene ancora poi per la prossima volta. In questo mondo, nel nostro mondo dei motociclisti, c'è bisogno di giovani e non mi stancherò mai di dirlo. Perché dobbiamo riuscire sempre a trasmettere la nostra passione e uno di questi ragazzi che io ho conosciuto e sono orgoglioso veramente di tutto quello che faccio e trasmettere la passione per le moto nel nostro mondo è Mattia di Harley Sposter Italy. Soprattutto perché lui ha una moto ed è motociclista. Quindi con la sua moto che vedremo poi in questo servizio vedete già come la presenta, no? Vedete come ne parla, come se fosse la sua compagna della vita, la sua compagna di viaggio. Per cui ricordatevi sempre che la moto vi porterà sempre a casa. Ciao Mattia, fai vedere al mondo chi sei e fai vedere la tua moto. Buongiorno spostaristi, oggi ci troviamo in garage perché ho deciso di farvi conoscere la mia compagna di viaggio nonché la mia migliore amica, la mia Harley Davidson Sportster 48 del 2015. E non è un caso che la moto sia del 2015, la cercavo proprio di quell'anno perché era l'ultima versione in produzione da Harley Davidson che montava di serie i cerchi a raggi e non come dalla versione successiva i cerchi in lega. Sicuramente rimane molto bella anche con i cerchi in lega, ma personalmente li preferisco a raggi nonostante le manutenzioni siano molto più alte e molto più complicate. Ma veniamo a tutte le modifiche che ho fatto alla moto. Partendo dal manubrio, che è stato montato un manubrio Hollywood, il tappo del serbatoio della benzina con
il logo G-School originale Harley Davidson, secondo me è stupendo. Troviamo ovviamente lo stesso logo sui copridadi dei mozzi anteriori delle ruote. Ovviamente la 48 nasce già con le pedane avanzate, dunque qui non ho fatto un emerito tubo. Sospensioni ribassate da 11 pollici e mezzo, porta targa laterale, originale anche lui Harley Davidson. Terminali di scarico slip-on della Vance Nines che mantengono quella che a me piace molto, una parvenza di moto originale, ma regalando un sound di tutto tutto rispetto davvero, ragazzi, bellissimo. Cupo quanto basta. Ho eliminato il parafanghino anteriore, ma penso di rimontare quello corto, non quello originale che è veramente enorme. E ultimo, ma non sarà l'ultimo, modifica il ricollocamento della bobina d'accensione con i cavicandela gialli, scoprirete prossimamente del perché di questo colore. Grazie ragazzi e buona giornata a tutti. Hey there, saying howdy from Houston, Texas. Kind of a group hug out there to everybody in the world that follows Neuro Television, Neuro TV. Just kind of in this time of kind of mess that we're in with this global pandemic, I wanted to reach out and say from people here in the Houston, Texas area that we're thinking of you and hoping that you're hanging in there. I know it's not easy for some of you, especially those of you in Italy that are really facing some tough times over there. We're kind of getting used to buttoning down here. There's a lot of people that don't work out of the house, and they're having to stay home and work out of the house. I'm used to it because that's what I do pretty much, unless I have to go out and actually work on site somewhere. But the people that usually do the car shows, this is that time of year for us that it cranks up, and they're getting innovative, I guess you would say, doing a lot of virtual car shows online. We saw NASCAR actually did an interactive race online today, and that was broadcast live on Fox Sports 1. So there's a lot of things we can do to stay in touch with each other, and from Houston, I just wanted to reach out and say hello, hope you're well, hope you stay well, keep some good positive spirits out there, and don't let anybody take you down. Things are going to be okay, we're going to get past this, and it's just a matter of time at this point until we're back online. We're all going to take a hit, but let's all do it together, stick together, and we'll get through this just fine. So guys, thanks for listening, and we'll see you the next time around. Noi siamo un popolo di motociclisti. Ci hanno sempre definito brutti, sporchi, cattivi? Non lo so. Ma abbiamo veramente un gran cuore. Non solo amiamo le moto, ma amiamo la vita, amiamo la gente e amiamo sentire veramente trasmettere emozioni. Questa è la cosa che più che altro ci vuole in questo periodo, perché ci hanno tolto tutto quello che ci poteva dare emozione. Per cui ci rimane solo da lavorare su noi stessi e continuare senza mai mollare a pensare alle cose che lì fuori ci danno emozione. E soprattutto bisogna impegnarsi a riconoscere quelli che sono i valori dei motociclisti, che se vengono messi in questa situazione che stiamo affrontando sono i valori che salveranno la vita, perché i motociclisti hanno dei valori che non è solo e unicamente il rispetto, ma sono dei valori di condivisione, di solidarietà, di amicizia. Tutti i motociclisti si danno una mano e pensate a quanto manca a noi l'abbraccio, quanto manca il contatto fisico, la stretta di mano, l'emozione quando finisci un giro, arrivi in una clubhouse, in un raduno, vedere tutti i tuoi amici, abbracciarli e finalmente fare festa. Queste sono le cose che in questo periodo mancano, ma a me la cosa che manca di più è proprio salire sulla moto, sentire l'aria in faccia e l'emozione che mi dà anche solo una curva, che mi dà fermarmi a guardare una pianta, passare vicino a un lago.
veramente tutte queste emozioni teniamole dentro di noi, sempre vive, perché sono queste le emozioni che ci salveranno la vita. Il nomade, The Rules. Bentornati e ora parliamo di un mito. Il 17 di aprile è la giornata del compleanno della Mustang, conosciuta da tutti come icona internazionale del motorismo e presente anche in innumerevoli clip musicali, nonché film famosi come 007 Goldfinger o Furia in 60 secondi con Nicolas Cage e Bullet con Steve McQueen, la rossa con le stripe bianche di Io sono leggenda e Need for Speed. Ebbene, per tutta questa passione che gira intorno a questa auto, noi abbiamo voluto dedicarvi un servizio per dare un consiglio a chi si vuole approcciare a questo mondo per un eventuale nuovo acquisto. E chi meglio di Schenardi Fabrizio di Mustang Mania poteva dare i consigli pratici utili per avvicinarci ai vari modelli di Mustang che dal 1964 ad oggi si sono susseguiti in ben diverse 6 generazioni. Ebbene, lascerei il filmato e ascoltiamo i consigli di Fabrizio Schenardi. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Mustang Mania. A seguito delle numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto tramite i nostri profili social e tramite il nostro sito web, abbiamo deciso di realizzare una serie di video per introdurvi al fantastico mondo delle Ford Mustang. In questa serie di video andremo a spiegarvi passo passo come selezionare la vostra autovettura, cosa controllare e tutte le valutazioni del caso da fare anche a livello di tassazione automobilistica. Vi ricordo che in Italia siamo così fortunati da avere bollo e superbollo. Il fascino dei modelli più iconici della Ford Mustang ci porta spesso a cadere in quei 5-6 modelli che hanno reso celebre questo affascinante autoveicolo. La Mustang di Furia in 60 secondi, il film con Nicolas Cage del 2001, Bullet, film con Steve McQueen del 68, con Fastback in Highland Green, 4 marce manuale, la Mustang delle Charlie's Angel, il GT350 Shelby, un classico 1965, oppure il GT500 di Io sono leggenda, la Boss del 69 dell'ultimo film di John Wick, oppure la Mustang Alpine utilizzata all'interno del film di Need for Speed. I nostri sogni però si scontreranno molto presto con la dura realtà, dove andremo a trovare che i modelli più iconici e meglio tenuti, conservati o restaurati avranno dei prezzi molto poco accessibili, così come i modelli più recenti molto poco chilometrati. La prima scelta che andremo a fare sarà in base alla generazione del veicolo che vorremo, ossia un range di prima generazione 64-66, 67-68, 69-70, 71-73, oppure se passeremo alla Mustang 2, 74-78. Se invece siamo interessati e tanto bistrattati Fox Body, 79-1993, oppure alla famigerata quarta serie, che si viene chiamata SN95 in gergo, 1994-2004. La più recente e più popolare, quantomeno in Italia, S197, 2005-2014 con due restyling, 2010 e 2011. Oppure, se vogliamo passare direttamente all'ultima generazione di veicoli, nomi in codice S550, che sono stati commercializzati direttamente da Ford in Italia e al di fuori degli Stati Uniti, diciamo nel mondo, dal 2015 ad oggi. Ogni anno ha la sua estetica e il suo perché ed è riferito al suo periodo storico. Io vi consiglio di diffidare da chi vi dice che un determinato anno di Mustang non è una Mustang, perché dimostra un'ignoranza automobilistica relativa al marchio molto importante. Ora, la prima cosa che dovete fare è cercare di informarvi il più possibile tramite i canali ufficiali. Se avete problemi con l'inglese, ad oggi Google, con Google Translate, riesce a darvi una mano a tradurre i test di praticamente tutti i siti internet. In Italia mi viene da suggerirvi di appoggiarvi al Mustang Forum, che è un forum storico di appassionati molto competenti, che riusciranno a darvi qualche dritta sul mezzo che andrete a selezionare. Se invece vi trovate davvero in grosse difficoltà o non riuscite a ricevere le risposte che volete tramite questi canali ufficiali, sentitevi liberi di contattarci sulle nostre pagine social o alla nostra mail o tramite il nostro sito internet e vi aiuteremo come abbiamo aiutato tanti appassionati negli ultimi 7 anni. Un saluto.
tutto dalla postazione alternativa. Sì, dal nostro lettone vi salutiamo. Mandiamo in onda la canzone di Tony Tuono. Sì. Che il brano si intitola Le bare non hanno le tasche, che in questo periodo ha il suo perché, ma questa canzone la dedichiamo a questi carissimi amici Sonia Conti e Alessandro Sami. E un bacio grandissimo a Mauro. Guardatevi la canzone perché merita, ok? Ciao a tutti! Alla prossima! Ce l'ha più grosso e duro, ma quando indossi il cappotto di legno diventi zero in ogni conto, passi a zero in ogni conto, sei sempre stato zero in ogni conto, ritornerai polvere. Sorry.